Greenpeace è venuta a protestare davanti a quella che è la piattaforma più grande presente al largo delle coste italiane, la Vega, operata dalla Eni e dalla Edison. Siamo qui per dire un forte no alle trivelle nel canale di Sicilia. Questo mostro rappresenta quello che non vogliamo. Quello che vogliamo invece è una tutela forte del mare. E con noi a chiederlo sono tutti i sindaci dei comuni costieri che finora hanno firmato il nostro appello al Ministero dell'Ambiente. Ben 37 comuni. Ci mancano ancora però comuni importanti come Siracusa, Catania, a cui chiediamo di unirsi a questa battaglia contro la folle corsa all'oro nero. È importante che il Ministero dell'Ambiente non solo fermi queste trivelle, ma stabilisca delle misure concrete per tutelare questo mare che è la vera risorsa di chi vive sulle coste siciliane. Non solo queste piattaforme sono una minaccia per l'economia, ma portano pochissimo alla regione siciliana. Si pensi che 2 anni fa la Eni e la Edison insieme, per tutte le concessioni sia terra che mare, sia di gas che di petrolio, hanno portato alle casse della regione solo 1,5 milioni di euro. Ebbene, la pesca, che qui è un'economia fondamentale, nello stesso anno ha avuto ricavati di circa 190 milioni di euro. Quello che vogliamo è quindi una proposta concreta per tutelare il mare. Delle riserve marine non solo allontanerebbero il rischio delle trivelle, ma potrebbero proteggere il nostro Mediterraneo per le future generazioni.